Marco prima mi ricordo aveva guidato molto bene questo tipo di vettura, che è anche nuova, il primo anno che il debutto l'ha avuto quest'anno nel mondiale, e hanno sempre avuto dei guai meccanici, è una macchina nuova che però ha un potenziale, perché ad esempio nell'ultimo rally RAC d'Inghilterra, ed è questa la Subaru, e nell'ultimo rally era in testa prima di avere dei problemi diciamo al motore. Ecco, abbiamo un primo piano delle ruote. Che pneumatici si usano su questo tipo di pista, metà asfalto, metà sterrato? Sì, evidentemente ho visto tutti i piloti hanno scelto delle gomme da asfalto bagnato, dei tipo rain, intagliati per il percorso di terra, per i piccoli pezzi di terra che ci sono. Credo perché c'è più percentuale di asfalto che terra, quindi avranno fatto delle prove, avranno visto che si va più veloci con questa gomma. Invece di optare per una gomma di tipo M più S, cioè da sterrato, che avrebbe sicuramente migliorato le prestazioni sulla terra, però perdendo poi sui pezzi di asfalto. Allora, vediamo Marco, molto grintoso come al solito, ecco il tipo di guida dei nordici. Lo si riconosce subito, primo loro vanno molto di anticipo, si dice così, cioè entrano nella curva già prima, molto prima della curva, con la macchina di traverso, anticipando quindi quello che è il raggio di curvatura, e usano anche molto il tipo di guida di frenare col piede sinistro. Ecco, che vantaggio c'è? E c'è il vantaggio di far inserire l'anteriore della macchina nella curva più velocemente, cioè questo e contemporaneamente tenendo in trazione. Chiaramente, tenendo sul motore, siccome sono tutti motori turbo, quindi c'è un ritardo nella risposta quando si schiaccia l'acceleratore, invece in questo modo si ha la possibilità di frenare e allo stesso tempo tenendo su il motore. Già 2 secondi e 42 di vantaggio per Allen nei confronti di Carlson. Sì, Marco sta guidando veramente molto forte. Guarda, la curva dopo il ponte, ad esempio, si vede lì tutta la classe di un campione come Marco, perché entra già nella curva, direi 10-15 metri prima della curva, quindi con un anticipo incredibile. E che ha una classe che non si cancella neanche col passare degli anni. Vediamo. Credo che questo vantaggio comunque sia dovuto anche al fatto che Carlson chiaramente dispone di una macchina un po' meno potente di quella di Marco, quindi sicuramente. Diciamo, diamo due dati: in atto è il Sinky Allen nel 51, ha disputato 115 gare del mondiale con 19 vittorie. Eh sì, attualmente è il più titolato. È il più titolato, cioè sì. È quello che ha vinto più gare di campionato del mondo. Magari più gare ci sono dei piloti forse, come Mikkola, così che ne ha fatti di più, però sì. Lui ne ha vinte di più. Certo. 2:59.06 era il tempo, vedete, che aveva fatto Allen nelle qualificazioni precedenti. Vediamo adesso. Sì, vediamo se la pista è un po' più lenta, perché anche rispetto a prima, appunto, Franco ha peggiorato di un paio di secondi. Se anche Marco peggiora, vuol dire che è proprio la pista che è un po' più lenta. Infatti. Sta affrontando adesso il passaggio del ponte, sotto il ponte, e si avventa sul traguardo, anzi direi guadagna 2:56.49. Se no è andato 49, veramente con molto 6:25 di vantaggio su Carlson.